Sono finalmente arrivate le nuove divise della Protezione Civile al gruppo di Lodi. Soddisfatto? Beh, soddisfatto sì, perché le altre non si leggevano più neanche le scritte, quindi erano proprio logore, ecco, diciamo così. E servivano sinceramente, ne avevamo bisogno e meno male sono arrivate, ecco. Tutti gli impegni per la Protezione Civile a Lodi negli ultimi 2 anni, cosa avete fatto? Beh, noi abbiamo cominciato con i tamponi al parco tecnologico e poi non ci siamo più fermati, ancora oggi qualcuno è in servizio lì. Subito dopo poi è cominciato il Covid che ci ha impegnato veramente tutti, non solamente noi di Lodi ovviamente, col supporto anche di altri volontari di altri comuni e finora siamo anche lì in servizio. Oramai però ai vaccini, gli ultimi incontri che abbiamo fatto, non c'è quasi più nessuno e quindi penso che dovrebbero, così non c'ha più senso che funzioni, ecco, per l'impegno di persone, di personale, no, ma non solo nostro, soprattutto dell'ospedale, sanitari e via discorrendo. Dall'emergenza Covid a quella dei profughi ucraini, cosa si dovrebbe fare? Si potrebbe fare, lì bisognerà che decidano come ricevere queste persone, che ovviamente arrivano in condizioni non certo agiate, trovare dei siti dove, penso io, come li chiamano, di ammassamento delle persone e da lì poi smistarle eventualmente in altri comuni che ospitano singolarmente le famiglie. Ovviamente bisognerà anche cercare di premunirsi prima e sapere in che famiglie vanno, visto che ci sono parecchi problemi di ordine pubblico, quindi è meglio sapere dove vengono collocati. Ci sono di mezzo anche tanti bambini, a quanto vedo, e però affronteremo anche questa emergenza come le altre, sicuramente, non, senza tirarci mai indietro. Su quanti volontari può contare oggi la Protezione Civile di Lodi? Allora, la Protezione Civile di Lodi può contare su 10 reali, quelli che praticamente vengono sempre, e poi ci sono altri 12 che verranno impegnati quando saranno completamente come si chiama, operativi e avranno le divise come tutti gli altri, ecco.